Dottore, si presenta lei perché io ho coi nomi. Buonasera a tutti. Semplicemente sono il dottor Nino Pignataro. E arriva da? Roma. Da Roma! C'è qualcuno di Roma per caso? Dai, guardali là, su, dai, andiamo a bucatino! Allora, prego dottore, prego. Cerco di essere rapido. Leggo. Dicono così, tutti faccio così. Più... No, cerco così, faccio più rapidamente se leggo, se no facciamo notte. ho deciso di aderire anche al gruppo dell'avvocato Grimaldi e ho curato centinaia di persone, tutte positive e sintomatiche al coronavirus. Tra i curati tante famiglie, donne in gravidanza, bambini ed anche un monastero di suore. Il monastero di suore, mentre le curavo, ho fatto una riflessione. Considerando che si trattava di donne con in età avanzata, ultra ottantenni, ultra novantenni, tutte con patologie ed in cura con altri farmaci, mi sono chiesto se queste non potevano essere affinate ai pazienti in cura nelle RSA. Le deduzioni le potete trarre da soli. Non serve fare uno sforzo cerebrale per capire che forse tanti di loro si sarebbero potuti salvare. Non mi sento di essere un fulmine di guerra. Assolutamente. Ho solo cercato di ragionare mettendo sul campo quante erano le mie competenze associate a quelle di altri colleghi da cui ho tratto spunto. Colgo l'occasione per ringraziare il dottor Fabrizio Salvucci che attraverso le sue testimonianze mi ha dato l'input per iniziare questa bella avventura. Comunque tengo a dire che tutti i pazienti trattati sono guariti. Qualcuno... Grazie. Qualcuno dopo qualche giorno ha preferito andare in ospedale. Come si può biasimare una persona che si stava fidando di un medico mai visto e sentito solo telefonicamente e che nulla conosceva del suo passato, dei suoi problemi di salute? Come poteva affidare la propria salute ad uno sconosciuto? Ma, signori, l'ansia e la paura dell'abbandono fanno anche questo. Una volta in ospedale però i pazienti hanno potuto constatare che i farmaci somministrati erano identici a quelli da noi proposti nella terapia domiciliare. Da qui nasce una domanda ai nostri politici, i nostri baroni della medicina. Si ostinano a non voler dare risposta. Perché i farmaci utilizzati in ospedale, che sono gli stessi che noi proponiamo a domicilio, non possono essere utilizzati dalla medicina del territorio? Forse credono che gli stessi farmaci possono essere efficaci unicamente se somministrati all'interno del perimetro ospedaliero? Questi sono farmaci di uso comune, signori, che vediamo nei nostri armadietti delle medicine ogni volta che l'apriamo per cercarne uno. Sono lì, basterebbe solamente che qualche medico ci indicasse quali, come e quando assumerli. Via, via a me, gli altri, dottore, non si preoccupi. Questi farmaci si sono dimostrati tutti efficaci nella cura del Covid, soprattutto per prevenire gli effetti devastanti del Covid, fortunatamente rari, ma continuano ancora a propinarci il paracetamolo e la vigile attesa, sostenendolo che ancora noi non abbiamo pubblicato lavori a conferma dei nostri risultati. Ma vorrei sapere, in questa pandemia, chi ha fornito risultati comprovanti una qualsiasi cosa? Ogni giorno ci danno notizie e il giorno dopo le negano. Assistiamo a tutto ed è il contrario di tutto. Chi vuole sceglie in TV quello che vuole sentire. È sufficiente cambiare canale se ciò che si sta ascoltando in quel momento garba poco. Sarebbe bastato valutare quanto stavamo facendo, anche consultando il gruppo Facebook, per capire cosa stava succedendo, leggendo le migliaia di ringraziamenti. Invece no. Ostinazione assoluta, nessuna possibilità di contraddittorio nei programmi televisivi, negazione del pluralismo e della libertà di informazione. Cosa io credo proprio gravissima. E allora, andiamo avanti con il paracetamolo e la vigile attesa. Attesa di che cosa? Poi non si sa. Aspettiamo che la cosa peggiori e poi eventualmente facciamo un recovero. Il ricovero.
poco tempo fa una delle tante Viro Star ha detto: dovete pretendere il ricovero, disse elevandosi a paladino della salute. Io non ho più parole, non so voi. Non si possono dire alcune parole. Ma si può ancora credere che il paracetamolo e la vigile attesa possono essere sufficienti a salvare la vita di un malato Covid quando questa malattia è destinata ad aggravarsi? Io in tanti anni non ho mai visto nessuno, neanche prima del Covid, logicamente, che dopo 7 giorni di febbre e tosse, e in questo caso del Covid con il tampone positivo, abbia mai potuto pensare lontanamente di poter continuare a prendere solo la tachipirina. Allora, forse non hanno capito che cos'è il coronavirus. È una malattia che cammina sotto traccia. Bisogna essere vigili, giorno per giorno, ora per dopo ora, ma con la terapia giusta e precoce. E noi abbiamo capito che bisognava anticipare i suoi effetti devastanti se volevamo salvare il paziente. E questo abbiamo fatto. Dottore, prendo io i fogli, Spiegato per tenere il conto. Ho quasi finito. Abbiamo cercato di affiancare anche il lavoro dei medici di base, ma purtroppo tanti non hanno voluto avvalersi della nostra collaborazione e di questo siamo molto dispiaciuti, perché crediamo che insieme avremmo potuto fare molto di più. Ma ciò che più ci amareggia sono le linee guida dettate dai governi di ieri e di oggi, a cui molti medici si sono dovuti adattare il loro malgrado. A queste linee guida noi ci siamo opposti con tutte le forze, siamo convinti di quanto sosteniamo e ci batteremo finché ne avremo. E voi dovrete sostenerci. Adesso chiudo. Che i nostri denigratori continuino a credere altro, vi assicuro che noi, o la maggior parte di noi, siamo persone che si interessano alla salute e alla vita di altri uomini e donne. E questo lo vediamo dalla nostra gioia quando un paziente ci chiama per comunicarci la negativizzazione. E allora ti inorgoglisci per l'onore al camice che ha portato per tanti anni. Chiudo. Ma vi voglio ricordare che forse è giunta l'ora di dire basta ai protocolli ministeriali, che si sono dimostrati sicuramente una strategia fallimentare. Guarire dal Covid possiamo. Con le cure giuste e precoci si può, quindi andremo avanti per la nostra strada. Vi saluto e vi ringrazio.